La dieta innanzitutto va assunta come uno stile di vita, è la cosa più importante da capire, nel senso che nella vita non si può essere a dieta come restrizione o come costrizione, ma bisogna assumere appunto un benessere, uno stile di vita che sia continuativo nell'arco del tempo e soprattutto nell'arco dell'età che pian piano appunto cambia e può anche peggiorare la situazione. Lo stile di vita sano prevede innanzitutto, oltre che un'alimentazione regolare ed equilibrata, anche un movimento fisico basilare. Non esistono diete senza movimento, come viceversa non esiste movimento fisico senza assumere un'alimentazione appunto equilibrata durante l'arco della giornata. Il movimento basilare che io consiglio a tutte le persone che vedo è ovviamente una camminata, non serve nemmeno sforzarsi troppo, mentre invece per un'alimentazione equilibrata io intendo comunque assumere tutti i nutrienti necessari per il nostro fabbisogno giornaliero, tra cui i carboidrati, e in questo vorrei un attimino anche precisare che i carboidrati non fanno ingrassare. Ecco, sfatiamo il mito della pasta, la pasta non fa ingrassare. Ovviamente va assunta nelle dosi, diciamo, proporzionate al proprio fabbisogno energetico, ma la cosa più importante da dire è che i carboidrati sono importantissimi, soprattutto per chi fa sport. Quindi, qualsiasi persona voglia assumere un corretto stile di vita può mangiare la pasta, può assumere tutti i carboidrati che vuole. Magari complessi sarebbero ancora meglio, quindi carboidrati integrali, parliamo di pasta, di pane integrale, di riso integrale, ancora meglio. Dopodiché assumere anche verdure, ovviamente a tutti i pasti principali, e frutta, la frutta essenziale anche per i bambini. Cerchiamo di, mamme e papà in ascolto, cerchiamo di dare la frutta ai nostri bambini, a posto dei dolciumi che sono deleteri sia per loro che per tutte le persone che vogliono avere un corretto stile di vita.